ultimi argomenti che ci restano da trattare. Dobbiamo semplicemente cambiare il tipo di fluido e considerare quindi le macchine che elaborano un fluido incomprimibile e, come sapete, le abbiamo chiamate pompe. Appartengono quindi alla stessa categoria di compressori, con i quali hanno molto in comune, come abbiamo già detto, e quindi andremo abbastanza spediti in questa prima parte sul funzionamento di queste macchine, perché appunto il grosso della teoria l'abbiamo già visto parlando dei compressori. Chiaramente vedremo, in realtà alcune differenze verranno fuori data la differenza di proprio costitutiva, insomma, del fluido trattato, e chiaramente su quelle ci tratterremo maggiormente. Giusto per chiarire ancora una volta, diciamo che esattamente come per i compressori, per quanto riguarda le tipologie, avremo delle pompe di tipo dinamico, e quindi a seconda del percorso del fluido saranno centrifughe oppure assiali, e pompe volumetriche. E ancora una volta, come per i compressori, volumetriche alternative se la variazione di volume viene ottenuta grazie al moto alternativo di un stantuffo all'interno di un cilindro, o rotative in maniera simile a quella che abbiamo visto per i compressori volumetrici rotativi, se appunto la variazione di volume viene ottenuta grazie alla rotazione di organi dotati di moto rotatorio. Vi ricordate quei lobby, palette di plastica, vite, madre vite? Sì, sì, è una cosa molto simile, la vedremo anche per le pompe. Ok, allora, senza continuare con queste cose, poi le vedremo con calma un po' alla volta. Quindi, come al solito, partiamo dalla categoria più interessante, tra quelle più diffuse oggi. Per quanto riguarda in particolare le pompe, ancor più dei compressori, possiamo dire che la pompa centrifuga ha un po' invaso, diciamo così, i campi di applicazioni di tutte le altre macchine, salvo chiaramente laddove caratteristiche di portata o soprattutto di pressione dimandata la rendono in pratica non idonea. Ma quello che voglio dire appunto è che anche per portate piuttosto piccole in basso oppure rilevanti verso l'alto, appunto, date certe sue caratteristiche favorevoli, diciamo, ha un po' occupato il campo di applicazione, non so, delle volumetriche rotative verso il basso, per esempio, o della macchina dinamica, diciamo, le pompe assiali, salvo appunto in quei casi di portate enormi, estremamente grandi, dove ancora una volta è necessario fare riferimento. Ma soprattutto, dicevo, verso il basso, nel campo delle piccole portate, con prevalenze da erogate da molto basse a medie o anche alte, si è particolarmente diffusa, e appunto sfruttando la tecnica della macchina dinamica, anche per portate molto basse, dove tipicamente ci sarebbe stata bene anche una volumetrica rotativa, delle semplici e affidabili, economiche macchine
pompe centrifughe sono oggi ampiamente utilizzate, insomma, con dimensioni molto modeste, insomma, che stanno nel palmo di una mano, costruzioni molto semplificate per decine o centinaia di applicazioni diverse. Vi ricordavo uno per tutti, vi ricordavo l'esempio: se prendete semplicemente una lavatrice dove ci sarà una pompa proprio per far funzionare quella macchina, molto spesso la pompetta di alimentazione è una piccola, semplice pompa centrifuga. Questo giusto per fare un esempio, per farvi avere un'idea di quanto sia vasto, insomma, il campo di applicazione, da applicazioni industriali dove c'è bisogno di portate e prevalenze più importanti, fino ad applicazioni per uso civile dove appunto sono richieste portate e prevalenze bassissime. Ok, dal punto di vista costituzionale, come potete vedere, la pompa centrifuga assomiglia molto a un compressore centrifugo, sempre caratterizzata da una girante e da un diffusore palettato e dalla voluta a chiocciola. La differenza sta sostanzialmente proprio sul tipo di pale, che sono il numero minore e sono di spessore maggiore, come è abbastanza facilmente intuibile. Questo l'abbiamo visto anche nelle macchine motrici, no? Facendo un confronto fra una turbina che deve ospitare un gas o un vapore, o una turbina viceversa idraulica. Altrettanto, passando dal comprimibile all'incomprimibile nel campo delle macchine operatrici, immediatamente troviamo questa differenza costitutiva per quello che riguarda proprio la costruzione delle pale, sia statoriche sia rotoriche. E qui sulla sinistra vediamo quello che vi dicevo prima: per applicazioni molto semplici, dove queste pompette, chiamiamole così, piccole pompe, devono semplicemente più delle volte dare una prevalenza in grado di vincere le perdite all'interno di un circuito, più che fornire un reale, consistente almeno valore di prevalenza utile. E come dicevo, per semplificare ulteriormente la costruzione, quando appunto l'incremento di pressione richiesta è molto modesto, e per ridurre il peso, il costo della macchina, addirittura appunto esistono piccole pompe centrifughe dove abbiamo solo la girante, e vedete manca completamente il diffusore palettato, abbiamo questa voluta di scarico non palettata chiaramente, che appunto si riscontra, un tipo di costruzione che si riscontra abbastanza frequentemente, quindi dicevo nelle pompe più piccole, proprio come vi dicevo, insomma, andando a voler utilizzare questa pompa che nasce per applicazioni un po' più sofisticate, invece per andare a utilizzare anche in quei casi in cui c'è bisogno di portate e prevalenze molto modeste, però affidandosi alla tecnologia della macchina dinamica. Sostanzialmente questo è il motivo. Ok, prima ancora di passare a vediamo appunto, anche qui possiamo andare spediti perché l'avevamo già
avevamo già visto per una serie di queste dimensioni, se ne riesca un po'. Dicevo, la cosa importante appunto è caratterizzare il funzionamento di questa pompa. È bene sia per sottolineare alcune differenze, ma è bene in generale ripetere certe cose che abbiamo già detto a proposito dei compressori, in modo tale da fissare bene le idee. Sostanzialmente il possiamo scrivere un bilancio di energia. Che cosa succede appunto al fluido quando attraversa una pompa genetica schematizzata come in questa chimica? Il lavoro per unità di massa di fluido che viene fornito dall'esterno, io scrivo solo L senza questo pedice, viene fornito dall'esterno, come sapete, da una qualunque macchina motrice, e la girante della pompa lo trasferisce al fluido in generale per produrre una variazione dell'energia di pressione, che in generale potremmo scrivere in questo modo, ma che trattandosi appunto di fluido incomprimibile è almeno, insomma, con ottima approssimazione, quindi dove il volume specifico è costante, possiamo scrivere molto semplicemente come delta P su rho. Oppure se P con 1 è P con A è la pressione ingresso alla macchina, possiamo scriverlo in maniera esplicita in questi termini. Ok? Poi se la bocca di aspirazione e la bocca di mandata si trovano ad altezze differenti, per esempio, o potrebbe capitare, oppure potrebbero essere in asse, per il momento facciamo il caso come al solito più generale possibile, nell'attraversare la macchina la bocca quindi subisce anche un incremento di energia gravitazionale, potenziale gravitazionale, facendola passare dall'altezza z con A all'altezza z con B. Okay? E se sempre nel caso più generale la sezione d'ingresso è diversa dalla sezione di uscita, nel senso che l'area di questa sezione A è maggiore rispetto all'area della sezione B, ci sarà anche un incremento di energia cinetica e quindi lo scriviamo in questi termini. Poi chiaramente tutto questo è quello che abbiamo ormai, cioè familiare questo modo di approcciare l'argomento, che appunto immagazzinato all'interno del fluido sotto forma di energia di pressione, di energia gravitazionale o energia cinetica, tutto questo rappresenta energia di prima specie e quindi questa, che soprattutto il termine venne coniato proprio per i fluidi incomprimibili, proprio per le pompe, diciamo, questa rappresenta la prevalenza che totale, diciamo, la prevalenza, possiamo scrivere così oppure semplicemente H, insomma, la prevalenza, cioè quella energia non
degradata, energia di prima specie che il fluido acquista nell'attraversare la pompa grazie a quei meccanismi che abbiamo studiato a suo tempo, e incamera in queste tre forme nel discorso più generale. E però, come sapete, una parte del lavoro che viene trasferito dal fluido viene dall'esterno al fluido, viene incamerato dal fluido in maniera degradata, appunto, tipicamente in energia termica, per quanto piccolo, essendo un liquido, possa essere un incremento di energia termica, ma comunque energia che il fluido non potrà in qualche modo spendere per fornire un effetto utile. E quindi, diciamo, quelle che sono le perdite all'interno della macchina, quindi della pompa. Ok? Diciamo subito che, trattandosi di questa macchina, come dicevo prima, nel caso più generale in cui questi due termini, energia gravitazionale, potenziale gravitazionale, l'energia cinetica acquistata dal fluido fra ingresso e uscita della macchina, nel caso in cui non siano nulli questi termini, resta comunque il fatto che sono molto più piccoli rispetto al termine di pressione. Insomma, basta pensare a questo termine, insomma, fra la sezione di ingresso e di uscita di una pompa, che differenza di quota ci può essere, dell'ordine dei centimetri come ordine di grandezza. Altrettanto come differenza di sezione, quindi come incremento di energia cinetica, questo termine, se esiste, se è diverso da zero, è decisamente trascurabile rispetto a questo. In molte applicazioni la pompa ha masse orizzontali, nel senso che, lo vedremo in qualche altra immagine, insomma, la bocca di uscita può trovarsi praticamente alla stessa, con la differenza veramente di 1-2 cm, altezza della bocca di aspirazione, per cui questo termine è effettivamente nullo. Le sezioni di ingresso e di uscita possono essere uguali, e quindi anche questo termine, se non è piccolo, può tranquillamente essere direttorio nullo. Okay? E tutto questo per dire che chiaramente questa è l'espressione generale, ma il termine più significativo è questo, quella che una volta si chiamava prevalenza manometrica, e che praticamente coincide con la prevalenza totale, per il motivo che abbiamo appena detto. Okay? E questa un po' andava precisata subito. Possiamo anche scrivere immediatamente che il rendimento della pompa, il rendimento complessivo della pompa, sarà pari al rapporto fra la prevalenza che complessivamente acquisisce la pompa rispetto al lavoro assorbito, fornito dall'esterno, okay? Dove appunto la differenza tra numeratore e denominatore è rappresentata dall'insieme di tutte le perdite. E qui possiamo fare una piccola precisazione, una piccola distinzione rispetto al caso del compressore. Quando abbiamo parlato dei compressori, abbiamo scritto che il rendimento del compressore, il rendimento globale, del complessivo, totale del compressore, lo potevamo vedere come il prodotto del rendimento politropico proprio, quello che tiene conto delle perdite di natura fluidodinamica sostanzialmente all'interno della macchina,
moltiplicato per altri due fattori, cioè tenendo anche conto del fatto che queste non sono le uniche perdite. In particolare avevamo parlato, abbiamo ricopiato l'immagine del Veneto, la portata di mano, vi ricordate, c'era il discorso delle perdite cosiddette volumetriche, di natura volumetrica, cioè di quel riflusso di una parte della portata che risaliva dall'uscita della girante, ingresso diffusore, per tornare a monte della girante. Il rapporto fra la portata effettivamente inviata all'utilizzatore e quella elaborata dalla pompa ci dava un'idea quantitativa, numerica, di quello che abbiamo chiamato rendimento volumetrico del compressore a suo tempo, quando abbiamo parlato, e che in maniera identica dal punto di vista concettuale possiamo ribadire anche per quanto riguarda, la pompa. E infine c'era quel rendimento che abbiamo detto meccanico, che riguarda tutte quelle altre piccole perdite che nel funzionamento reale fanno la differenza poi in effetti fra quello che uno si aspetta, dice vabbè, tengo conto di questo, vado a misurare l'energia, magari proprio con uno strumento di misura, l'energia, la potenza assorbita dalla macchina motrice che aziona questa macchina operatrice, e scopro che c'è ancora una leggera differenza, ovvero che chiaramente la potenza assorbita, consumata, proprio letta dal nostro contatore, dal nostro misuratore di energia consumata, è ancora maggiore rispetto a quella trasferita al fluido, pur tenendo conto di questi due rendimenti. La differenza appunto concettualmente sta nel perdite per attrito negli organi di trasmissione, insomma ci sarà come minimo un albero supportato da dei cuscinetti. Questi cuscinetti, per quanto ben lubrificati e perfezionati, un minimo di assorbimento ce l'avranno. In alcune realizzazioni, quelle quando soprattutto incominciano a diventare più in Italia più consistente, alcuni di questi organi sono anche lubrificati, quindi ci sarà una pompa ancora di lubrificazione che assorbirà un minimo di energia. Insomma, quindi per il funzionamento complessivo della nostra macchina operatrice ci sarà anche una queste perdite, che in gergo si chiamano di tipo organico, cioè proprio relativo a questi organi dotati di moto relativo. E il rapporto fra la potenza effettivamente fornita alla girante e quella invece effettivamente consumata, assorbita dalla macchina, quindi trasferita dalla macchina motrice alla macchina operatrice, questo rapporto appunto è quello che si chiama rendimento organico o meccanico, di cui avevamo parlato appunto per quanto riguardava il compressore. E questi termini appunto sono quelli che avevamo visto per il compressore. Quello che volevo precisare in questo momento, quindi passando dal compressore alla pompa, okay, prima, vabbè, semplicemente terminologica, parlando di un liquido non parliamo tanto di rendimento politropico, si preferisce la tradizionale dizione di rendimento idraulico, ma il concetto è esattamente lo stesso dal punto di vista concettuale, non ci stiamo a perdere tempo, non per trascurarlo, ma perché appunto concettualmente il concetto di questo rendimento è esattamente lo stesso di quello politropico, che c'è ormai, dopo un po' di tempo, c'è abbastanza familiare.
L'altra differenza invece più sostanziale è di tipo numerico, nel senso che per il pompo, insomma, salvo applicazioni particolari, vi ricordate un accorgimento, adesso non ho duplicato l'immagine, vi ricordate l'accorgimento adottato per limitare questo riflusso, era montare quel controdisco, diciamo, quella sorta di coperchio nel compressore. Nelle pompe è rara questa soluzione, il che significa che all'interno di questa espressione questo termine pesa un po', si fa sentire, nel senso che, appunto, come dicevo, le pompette più piccole, più semplici, dove non si sta a badare tanto a queste cose, una cosa di questo genere, quel rendimento volumetrico può essere pari al un valore tipo 0,95, 0,92, anche 0,9, 0,90, okay? E quindi non proprio trascurabile rispetto, rispetto al termine, diciamo, quello dove più si sentono le perdite, diciamo il nostro vecchio rendimento politropico, tant'è che per i compressori dicevo invece che adottando accorgimenti per limitare questo, considerando che il rendimento meccanico in realtà è sempre poco più piccolo dell'unità, tra 0,98 e 0,99, per i compressori noi eravamo arrivati a scrivere che il rendimento del compressore praticamente coincideva con il rendimento politropico del compressore stesso, e abbiamo adoperato poi nelle nostre elaborazioni successive, diciamo, abbiamo inteso adottare l'uguaglianza per semplicità, insomma, nelle nostre espressioni, nei nostri calcoletti, adottare questa. Per le pompe in generale questo non lo possiamo fare, cioè non possiamo dire che questo è uguale a questo, perché appunto questi due, in particolare il termine volumetrico, abbassa abbastanza il valore del rendimento complessivo della pompa. E precisato questo, quindi è evidente che la potenza assorbita dalla macchina sarà il prodotto della portata massica per la prevalenza, e quindi scritto così diviso il rendimento della pompa. E vabbè, poi come al solito i fattori di conversione, eventualmente, tipicamente se esprimiamo la portata in metri cubi al secondo, la densità in chilogrammi al metro cubo, la prevalenza in joule a chilogrammo, avremo la potenza in watt, se dividiamo per 1000 con queste unità che vi ho detto, e dividendo per 1000 avremo la potenza in kilowatt. Okay? Con queste unità, chiaramente, che la cosa che vi stiamo dicendo dall'inizio delle nostre lezioni, scegliamo, chiaramente preferiamo il sistema internazionale. In questo sistema poi siamo più o meno liberi di scegliere le unità che preferiamo a livello di utili e di sottomutili, intendo dire, e dopodiché però stiamo attenti ad adoperarli in maniera coerente per evitare cose strane come risultato. Parlando di pompe, però, a proposito di unità di misura, già l'avevamo trovato parlando del compressore, dove in effetti era un po' una forzatura, diciamo, è necessario e bene precisarvi però che parlando di pompe, appunto, per quanto riguarda la prevalenza, potete intuire facilmente come mai il termine prevalenza molto spesso, appunto, viene espresso ancora nelle vecchie unità del sistema tecnico, cioè i metri, e i metri vengono fuori dal fatto che diciamo, l'energia veniva espressa in termini di chilogrammi per metri al secondo quadrato, cioè kilopond per metro, e per unità di peso, quindi chilogrammi per sempre G, per
metri al secondo quadrato, e quindi diciamo ancora oggi è molto diffusa l'abitudine di indicare la prevalenza con questa unità di misura, i metri, dove appunto il metro e mezzo però nasce da sempre un rapporto fra un'energia e un'unità di, non stavo dicendo di massa, è un'unità di peso in quel vecchio sistema tecnico, il cui risultato poi sono i metri. Questo chiaramente trova un riscontro pratico immediato appunto parlando di un liquido, perché appunto se questo lo andiamo ad applicare come abbiamo scritto qua, diciamo, possiamo assumere che la prevalenza totale coincida con la prevalenza manometrica, in pratica diciamo, vediamo che trasferendo una certa energia di prima specie, quella che abbiamo chiamato prevalenza, a un'unità di massa di fluido, questa produce un incremento di pressione tale che dipenderà dalla densità del fluido, come vedremo con qualche esempio più avanti, in grado per esempio di innalzare il livello della colonna di fluido in questione di un'altezza pari proprio a questa prevalenza. Quindi per esempio se abbiamo acqua e forniamo un incremento di pressione pari a 1,033 bar, per esempio, come sapete la colonna d'acqua si innalzerà, fate il calcolo facilmente, si innalzerà di 10,33 metri, se è acqua. Se è un altro fluido la cui densità dopo lo vedremo magari con qualche immagine, dipende chiaramente dalla, come sta scritto qua, dipende dalla densità del fluido. Se questa densità è molto più grande, per esempio il mercurio liquido, come sapete lo stesso incremento di pressione sul mercurio liquido lo fa alzare soltanto di 76 centimetri, 760 millimetri, ok? Stiamo parlando dell'effetto della pressione atmosferica su questi liquidi per appunto giustificare l'utilizzo di questa vecchia unità di misura, ok? Va bene. Andiamo un po' avanti per caratterizzare meglio il comportamento di queste pompe valvono. A questo punto possiamo di nuovo andare un po' più spediti, perché valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto a proposito dei compressori centrifughi, e quindi diciamo il concetto che ci interessa appunto è caratterizzare il comportamento di una pompa. Significa sostanzialmente andare a legare le sue due caratteristiche fondamentali, cioè la portata che è in grado di elaborare una pompa e la prevalenza conferita appunto dalla pompa al liquido che l'attraversa, quindi sostanzialmente trovare il generico andamento H in funzione di Q, e come dicevo un attimo fa, per fare questo possiamo andare speditamente, perché valgono esattamente le considerazioni in questo caso che abbiamo fatto per il
per il compressore centrifugo, e quindi ricordate, abbiamo fatto un ragionamento partendo dall'equazione di Eulero, okay, che diciamo per una macchina centrifuga può ridursi a una scrittura di questo genere, e abbiamo visto diciamo, una volta stabiliti i parametri geometrici della macchina, come una variazione di portata possa comportare un certo tipo di variazione del lavoro trasferito dalla macchina al fluido. Ok, e eravamo arrivati, vabbè, inutile che continuo io a fare gli scarabocchi, ce l'abbiamo le immagini, eravamo arrivati alla conclusione che il lavoro trasferito dipendeva sostanzialmente dalla forma della pala e in particolare da come era caratterizzato il... ce l'abbiamo? Vabbè, ricordate un po' quelle che abbiamo visto a suo tempo per il compressore centrifugo, cioè rispetto al verso di rotazione, appunto, diciamo, abbiamo le pale cosiddette rivolte all'indietro, che danno vita a una riduzione della componente tangenziale della velocità assoluta all'aumentare della velocità relativa. Ok? Io sto andando un po' in fretta, mi rendo conto, senza neanche fare disegni, perché le abbiamo viste 10 giorni fa queste cose. Quindi, se però vi sembra che qualcosa sia data troppo per scontata, dobbiamo ripetere, il tempo ce l'abbiamo, insomma, non dobbiamo fare corse, per fortuna quest'anno le cose sono andate lisce, insomma. Possiamo permetterci di fare anche un po' di ripresa. Insomma, avevamo visto appunto che aumentare la portata in una macchina costruita per un affissato, chiaramente per un fissato valore della sua velocità di rotazione, significa soltanto far correre di più il fluido all'interno della macchina, quindi aumentare il modulo del vettore velocità relativa. Con una costruzione di questo genere, se semplicemente vi andiamo a ridisegnare il triangolo delle velocità in uscita, si vede che all'aumentare della velocità relativa, avendo fissato la U, la velocità periferica, con questa geometria la componente tangenziale della velocità assoluta, quindi quella C con 2U, diminuisce, e quindi il lavoro trasferito, che abbiamo visto dipende da questa componente, va a diminuire. E quindi avevamo questo andamento con la pala puramente radiale, cosiddetta, quindi con... o dritta, diciamo, la C con 2U rimane inalterata, e quindi, diciamo, al variare della portata non c'è variazione del lavoro trasferito. Con le pale rivolte in avanti rispetto al senso di rotazione, la C con 2U, facendo sempre lo stesso ragionamento, la C con 2U tende a crescere, e quindi il lavoro trasferito aumenta con la portata, il lavoro, diciamo, il lavoro trasferito. Okay. Come dicevamo, questo è il lavoro complessivamente trasferito dalla girante al fluido.
A noi interessa, per poter sapere cosa possiamo fare, come possiamo utilizzare l'energia che il fluido ha acquistato nell'attraversare la pompa, chiaramente dobbiamo fare, per fare questo dobbiamo fare riferimento non più al lavoro complessivamente trasferito, ma a quello incamerato dal fluido in forma indegradata, quindi dobbiamo fare riferimento a quella che abbiamo chiamato prevalenza un attimo fa, perché è da quella forma di energia che il fluido, il liquido in questo caso, può andare a prelevare, a spendere questo patrimonio energetico per realizzare un certo effetto utile, camminare in dei tubi, alzarsi di una certa altezza, arrivare con una certa velocità a una certa distanza e quant'altro. Questo è quello che intendo per effetto utile e lo vedremo con calma tra un attimo, ma immagino che più o meno questo concetto ce l'abbiate, e che chiaramente, diciamo, per realizzare questo effetto utile rispetto alla quantità di energia che complessivamente la girante ha trasferito al fluido, come sapete, può andare a prelevare questo patrimonio soltanto l'aliquota, per quanto riguarda, può accedere solo all'aliquota di energia indegradata, quella che abbiamo chiamato prevalenza. Okay? E quindi, diciamo, a noi interessa appunto avere più che questi diagrammi, quello che stavamo vedendo prima. A noi interessano dei diagrammi H, Q, e quindi andare a valutare tutte le perdite che, diciamo, se H è la differenza tra il lavoro complessivamente trasferito e l'insieme di tutte le perdite dal fluido, noi appunto ci interessa fare questa differenza in modo tale da ottenere la quota di energia indegradata incamerata dal fluido nell'attraversare la nostra macchina. Le perdite relative alla parte fluido dinamica le abbiamo discusse, non so se ve le ricordate, qualche giorno fa, per quanto riguarda il compressore, e qui quindi questi diagrammi sono esattamente riprodotti quelli che avevamo già discusso per i compressori, e quindi, diciamo, si erano prese nell'ambito delle perdite di natura fluidodinamica, quelle che davano vita al rendimento politropico della macchina, avevamo preso le due di gran lunga le più importanti, cioè la somma di tutte le perdite di carico distribuite e concentrate all'interno della macchina. Sottolineo questo per evitare confusione, qui stiamo guardando la macchina, per il momento non mi avete mai sentito nominare l'impianto, il circuito, lo faremo tra breve, ma per il momento stiamo parlando della macchina, quindi tutto questo riguarda quello che accade all'interno della macchina, il circuito per il momento non c'entra nulla, okay? E quindi tutte queste perdite sono riferite alla macchina, e quindi la curva A rappresentava la somma di tutte le perdite di carico concentrate e distribuite all'interno della macchina, la curva B rappresentava le perdite per urto o per incidenza, come le abbiamo chiamate, relative appunto al modo tipico di caratteristico di funzionare delle macchine dinamiche, quindi perdite che si concentrano sostanzialmente all'uscita del rotore, ingresso statore, o per i compressori anche
c'è questa aliquota anche all'ingresso stesso del rotore, e che si possono minimizzare, idealmente portare a zero in corrispondenza della portata di progetto o nominale. Questo è il significato di questo andamento. Tutte queste cose le avevamo già dette, però penso che non ci faccia male ripeterle, sia perché appunto sono effettivamente, le ritroviamo nel funzionamento delle macchine, sia in generale, insomma, una ripetizione non credo che guasti. Ok, quindi il significato di questo andamento con un punto di zero in corrispondenza di una certa portata, quindi spiego il fatto che evidentemente qui questa significa il punto di zero coincide con la portata nominale o portata appunto di progetto, rispetto al quale il progettista si era fatto i suoi calcoli, aveva disegnato in un certo modo le pale e quindi in questo caso, insomma, almeno teoricamente tutto fila liscio, non c'è quest'urto e questo tipo di perdita non c'è. Variando la portata, come abbiamo detto più volte, di una macchina già realizzata, significa variare le velocità relative fra fluido e macchina, e questo significa alterare quel campo di moto che il progettista aveva ipotizzato e che serviva a far sì che non ci fossero urti fra il fluido, per esempio, giusto per visualizzare meglio, nel momento in cui lascia il rotore e si va a incanalare nei condotti statorici. Okay. E queste erano le perdite della curva di tipo B. Facendo la somma, banalmente, punto punto, per ogni valore della portata andiamo a sommare i valori delle perdite rappresentati dalla curva A e dalla curva B, ottenevamo la curva complessiva C, sottraendola dalla curva del lavoro trasferito, ottenevamo finalmente la curva caratteristica del compressore, in questo caso della pompa, che quindi anche come terminologia c'è familiare, chiamiamo curva caratteristica della pompa, o spesso chiameremo curva caratteristica interna, proprio per ben precisare con questo aggettivo che stiamo parlando della caratteristica della macchina e che quindi caratterizza quella macchina indipendentemente dal tipo di circuito all'interno del quale noi andremo a montare quella macchina. Come dicevamo, per il compressore, nel fare queste nostre, questi nostri ragionamenti per semplificarci la vita, abbiamo fatto l'approssimazione abbastanza lecita in quel caso di considerare appunto dove, che cosa vediamo qui. Praticamente il segmento AB rappresenta tutte le perdite del compressore, il segmento BC rappresenta la forma indegradata di energia che il fluido ha incamerato attraversando la macchina, e quindi quella che abbiamo chiamato prevalenza, parlando del compressore, del fluido comprimibile, l'avevamo anche chiamato carico politropico, vi ricordate? Ok, e mentre invece tutto il segmento AC rappresenta il lavoro complessivamente speso, trasferito dalla nostra macchina motrice alla nostra macchina operatrice. Quindi evidentemente il rapporto fra, diciamo, geometricamente, fra il segmento BC e il segmento AC rappresentava il rendimento, come l'avevamo chiamato, politropico in quel caso, e come vi dicevo, tutto questo, insomma, assumendo che il rendimento politropico, l'abbiamo scritto qualche minuto fa, coincidesse con il rendimento complessivo della macchina. E quindi appunto questo perché vuol dire che questi segmenti, il segmento AB o il segmento AB', erano rappresentativi di quelle perdite di natura fluidodinamica di cui abbiamo discusso un attimo fa, e che quelle siano
si possano assumere come il totale delle perdite. Per quanto riguarda la poppa, in realtà dovremmo andare a sottrarre alla semiretta A, che qui vediamo, dei tratti, dei segmenti un po' più grandi rispetto ad AB, perché dobbiamo tenere conto che oltre alle perdite di natura fluidodinamica ci sono le perdite soprattutto quelle di natura idraulica, che non riesco a rappresentare comodamente. Ecco perché ci ha fatto comodo nel caso del compressore assumere che tutte le perdite possano essere coincidenti con quelle di natura fluidodinamica, cioè quelle rappresentate dalla curva C. Se vogliamo essere precisi e non vogliamo fare questa approssimazione nel caso della pompa, graficamente abbiamo qualche difficoltà a riprodurlo. Il concetto importante da tenere presente è che la curva a cui giungeremo, qui ne vediamo alcune in alto, poi vi spiego con calma perché troviamo 10 diagrammini su questa immagine, mi serviva soltanto una curva, ecco, diciamo, una di queste curve caratteristiche. Questa curva caratteristica, il concetto che volevo ben precisare, è che la fornisce tipicamente il costruttore della pompa, il quale sa quali sono tutte le perdite, la somma di tutte le perdite, questo termine qua è scritto qui, e quindi ricava, dall'espressione del lavoro euleriano, ricava la curva della prevalenza o della caratteristica interna del compressore, dove appunto, se vado a fare il rapporto fra l'H che leggo su quelle ordinate e il lavoro effettivamente trasferito dall'esterno alla nostra pompa, ottengo appunto un rendimento, un valore del rendimento che sarà un po' più piccolino rispetto al valore del solo rendimento idraulico. Ok? È chiaro il ragionamento? Dubbi? Ok, ragazzi, tutto chiaro? Qualche perplessità? Non ci sono problemi. Ripeto, insomma, fatto un controllo fra argomenti che ci restano da trattare, ore di lezioni disponibili, non abbiamo grossi problemi, quindi non abbiamo necessità di correre. Possiamo chiarire tutto quello che c'è da chiarire. Ok, allora solo un altro piccolo concetto prima di farci un attimo di pausa. E appunto, ancora una volta, il concetto importante è che il lavoro trasferito, e quindi anche la prevalenza, in base al ragionamento che abbiamo fatto, vedete, dipende sostanzialmente, almeno in prima approssimazione, dipende sostanzialmente dalle caratteristiche geometriche della macchina. Tramite la dimensione, il diametro esterno della girante, il diametro esterno
mi condiziona, mi determina il valore di U con 2, parametri geometrici come l'angolo costruttivo di, con il quale la velocità assoluta lascia caratterizza l'uscita dalla macchina, la velocità di rotazione, vi ricordo che ognuna di queste semirette o curve è relativa ad un ben preciso valore della velocità di rotazione, e quindi ritroviamo un risultato per noi ormai antico, nel senso che ne parlammo a suo tempo parlando delle turbine, poi abbiamo ripreso qualche settimana fa parlando dei compressori, ovvero che queste curve non dipendono dal tipo di fluido, e quindi diciamo sono abbastanza generalizzabili, nel senso che nel caso specifico di una pompa, per restare un attimo un po' più sul concreto di quello che stiamo parlando, questo vuol dire che una certa pompa costruita in un certo modo, che gira ad una certa velocità, riesce per esempio a trasferire a un'unità di massa di un certo liquido, non so, di acqua, questi joule che leggiamo qua sopra. Se la stessa pompa elabora un chilogrammo di alcol, un chilogrammo di un altro liquido qualsiasi, mi trasferisce sempre gli stessi joule, d'accordo? Questo non vuol dire però appunto che l'incremento di pressione, se H lo scriviamo così, quindi se la macchina è la stessa, noi trasferiamo a ogni unità di massa di fluido che la attraversa sempre gli stessi kilojoule. Questo non vuol dire che l'incremento di pressione è lo stesso, perché l'incremento di pressione dipende dalla densità del fluido. Quindi quello che vi dicevo prima è che ritroviamo in parte in questi diagrammini, sono un po' piccoli perché molti mettere tutti sulla stessa pagina, e guardiamo questi. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo due macchine, sempre la stessa macchina che gira sempre alla stessa velocità. Qui elabora un liquido la cui densità è di 800 grammi litro, e qui quasi doppia, 1500, non stiamo manco a dire chi sono questi liquidi, uno ha una certa densità e una quasi doppia, ok? Quindi questi primi due diagrammi hanno voluto ribadire che cambiando il tipo di fluido, se la macchina è la stessa, la sua velocità di rotazione è la stessa, la curva caratteristica, quindi i joule che si riescono a incamerare in seno al fluido sotto forma di energia di prima specie, sono esattamente gli stessi. Queste due curve, se le sovrapponiamo, coincidono, ok? In base a tutto quello che a livello teorico abbiamo detto prima, effettivamente anche sperimentalmente, sono dei diagrammi sperimentali questi, troviamo la perfetta sovrapposizione di queste curve. Non altrettanto dicasi per l'incremento di pressione che si registra, il quale è, come potete vedere, direttamente proporzionale alla densità del fluido. Quindi l'incremento di pressione del fluido con una densità maggiore è evidentemente più grande rispetto a quello del fluido con densità più bassa, il che si traduce, se ci ricordiamo l'espressione della potenza, ok, anche i differenti valori della potenza assorbita. Quindi se trasferiamo sempre la stessa prevalenza, se riusciamo a
a trasferire al fluido un valore, sempre gli stessi joule di energia di prima specie che abbiamo chiamato prevalenza, però ci costerà in termini di potenza da trasferire al fluido in maniera diversa a seconda appunto del tipo di fluido, a seconda della densità del fluido. Come si vede abbastanza bene, fissata una certa portata, per esempio, col fluido di densità minore dobbiamo fornire x kilowatt, con in corrispondenza della stessa portata, con un fluido di densità quasi doppia, dobbiamo fornire una potenza quasi doppia, pur trasferendo la stessa prevalenza al fluido. Ok? Non aggiungo altro, ci fermiamo un attimo qui.